Senta, lei è un demagogo, giustizialista, inesperto e ha vinto con più del 65%. Quanto avrebbe raggiunto se fosse stata pure una persona per bene? Ma sicuramente non sono un demagogo, sono un senza cervello, l'ha detto il Famosa. Presidente del Consiglio, infatti io ho mandato l'altro giorno questa torta a forma di cervello, Ah, è arrivata? ringraziando, non so se è arrivata, ringraziandolo dello spot elettorale Che ha che mi ha fatto? fatto. Un giustizialista non lo sono, perché sono semplicemente uno che nella vita ha cercato da magistrato di applicare il principio dell'uguaglianza dei cittadini fronte alla legge, che se significa essere giustizialista, chiamiamolo così, ma non è così. Invece mi piace molto la giustizia sociale e la lotta alle disuguaglianze. La terza qual era? Perfetto. Non me lo ricordo neanche più perché la risposta era talmente lunga che mi ha fatto perdere. Comunque, cioè, senta, se fosse stata una persona per bene, ma la è solamente. Senta, lei ha dichiarato che ha intenzione di amministrare Napoli per 10 anni. Le sembra carino cominciare il suo mandato con le minacce? Cioè, 10 anni. Non è, infatti, perché già essere persona per bene, che era la È già terza difficile. cosa, è già, no, è importante esserlo, perché poi la stragrande maggioranza dei cittadini sono persone per bene. Io spero di aprire un ciclo a Napoli. Napoli è la città che amo, per governarla bene c'è bisogno indubbiamente di tempo, spero di poter rimanere sicuramente 5 anni, se possibile anche 10, quello dipenderà da come ho governato. Oh, sembra che sia continuamente in campagna elettorale, fantastico. Senta, da magistrato dette così fastidio che le tolsero le sue inchieste. Ora fa il sindaco. De Magistris, perché si ostina a scassare la Wallera? La traduco perché. Lo dico perché è Fratelli d'Italia Unita, così almeno. In campagna elettorale, durante un comizio, mi venne in mente questa cosa, am scassata, Ecco che in fatto. napoletano significa abbiamo scassato, Allora, significa rompere un sistema. È piaciuto molto, è stato un po' il leitmotiv di questa campagna elettorale, ma non ha a che fare con quell'altra cosa che ha detto lei. quindi quando anche mio figlio dice di me che ho scassato vuol dire il sistema? No, Lei è sicuro? no, la Va prima che ha bene, detto, ha non ci scassato credo. quell'altra cosa. Senta, per il ballottaggio non ha fatto accordi neanche col PD. Come mai? Apparentemente serpenti? Ma di parenti magari ce ne sono già troppi. Io credo che, insomma, come dire, il successo di questa campagna elettorale è dovuto proprio al fatto di essere andato oltre i partiti. Questo credo che è stata un po' la chiave del successo, di parlare alle persone direttamente, fermo restando che io rispetto i partiti e quindi ho preso un po' le distanze da un vecchio modo di fare politica. Ho lavorato molto su internet, con i comizi, in tutti i quartieri, ho parlato alla gente, ho ascoltato le persone. Su internet andava più su YouPorno o XNXX? Perché è una Beh, cosa sì. che fa impazzire. Ha detto lo so, lo so. Va bene, senta, De Magistris, la sua sconfitta era data 3-1. Questa, si può dire che sulla sua vittoria non ci avrebbe scommesso nessuno tranne lei e Beppe Signori? Abbiamo scassato pure i bookmaker. Anche lo bookmaker, Abbiamo vedete. scassato pure i bookmaker. No, ma questo è così. All'inizio ero dato per ultimo, da ovunque, i telegiornali chiudevano dicendo poi c'è anche De Ma certo. Magistris. Poi i giornali un po' tutti, ovviamente. E questo è il bello, secondo me, della politica. Io ho sempre pensato che con la determinazione e la volontà ogni impresa è possibile. Lo straordinario messaggio che viene da Napoli, secondo me, soprattutto la grande partecipazione dei giovani in questa vittoria. È vero, ce n'erano veramente tanti, comunque in tutta Italia ne ho visti tanti. Senta, un artigiano di Napoli ha subito fatto la sua statuetta per il presepe. È vero che per l'albero di Natale stanno già girando le palle di lettieri? Può essere. Girano per andarsi, no, fa se girano, però è un bel momento a Napoli. Un bel momento, sì. Allora, Napoli poi quello che ha avuto sempre di straordinario è la fantasia e la creatività che non bisogna mai comprimere. Certo, mai Bisogna comprimere, mai comprimere. specialmente le pallalettieri, Poi tra senza l'altro. cervello siamo in tanti a Napoli, il 66%, quindi Le immagini è che può uscire piaciuta a sta qua Natale. senza cervello? Bellissimo. Ma com'è andata la torta? Come l'avete fatta col cervello? Ma tipo Simpson, l'avete Un fatta. cervello. Con Ma scritto dai senza cervello, grazie capirà Presidente. Berlusconi che ha un cervello, Non lo oppure. so, spero che non. Forse era meglio due tette, così capiva. Forse era meglio, lo dico perché vengo anch'io se mi chiama Silvio a mangiare la torta. Anche perché di solito c'è sempre un sacco di gnocca. Bene, senta, nessuno la trova simpatico, dal centrodestra fino a Beppe Grillo. Il segreto del successo dunque è stare sul culo a tutti? Io credo di essere simpatico, mi dicono che in televisione non rido molto, però in televisione in genere quando mi chiamano si parla di mafia, di 'ndrangheta, di mala politica, delle cose che non vanno e non mi viene molto da Eh sorridere. certo. Ma stando invece tra le persone sorrido molto e invece credo di essere, come dire,
simpatico, ah, però non lo devo dire io. Lei è già da fotoromanzo, no? No. Se lo ricorda, X Fiction Chen, sì? No. Se fa finta, lo so io poi cosa so io. Senta, lei era senza ingenti capitali economici per la campagna elettorale. L'hanno aiutata di più, i favori di San Gennaro o gli insulti di San Silvio? Mi hanno aiutato le persone senza potere. Le persone che uno pensa che non contano niente, invece hanno dimostrato che contano e non si sono fatti comprare col voto di scambio o dal Presidente del Consiglio che ha chiuso il comizio dicendo votate Lettieri così io non compro Amsic al Milan. Hai capito. E quindi insomma si è dato da fare in qualche modo più... Ho cercato, come dire, di entrare in connessione sentimentale con la mia città. Ci siamo riusciti. Cioè, ha limonato con tutte. Ci siamo innamorati. Ci siete innamorati. Io mi sono innamorato della mia città, lo ero già da prima, ma a parte gli scherzi credo che questo tipo di legame deve durare. La politica non si deve chiudere nel palazzo, deve stare sempre a lavorare, ma poi andare per strada, ascoltare e subire anche le critiche quando sono costruttive. Così si cresce tutti insieme e si governa in modo diverso. Invece che 7 anni, 10 anni. La crisi è 10 anni. Senta. A proposito dell'innamoramento e del sentimento, lei ha dichiarato che chiamerà con sé molte donne. Niente niente ha confuso Palazzo San Giacomo con Palazzo Grazioli? No. Chiariamo, perché con la logica dell'utilizzatore finale non c'è nulla a che vedere. Ho detto che secondo me nell'amministrazione della città, nel governo della città, bisogna coinvolgere donne e giovani, così come gli uomini, come insomma, non è una questione gli uomini di... un po' meno. Più le donne e giovani. Uomini. Le donne nei momenti di svolta e di grande etica pubblica secondo me hanno sensibilità maggiori. Io l'ho visto anche da magistrato con le mie ex colleghe donne, così come nella Polizia di Stato. Per Napoli è un momento di rinascita e poi le donne sono state, devo dire, molto protagoniste di questa campagna elettorale, ripeto, insieme ai giovani. Ma una bella sviluppata alle donne, perché non conosce mia suocera, ma andiamo avanti, comunque le donne presenti seguono. Se ho capito bene, De Magistris, lei vuole portare un po' di immondizia in altre regioni. Lo sa, vero, che al nord le diranno fora da Ecoball? No, avrebbero in qualche modo ragione. Io credo che dobbiamo invece dare un grande esempio di come Napoli può fare la raccolta differenziata porta a porta in tutta la città, superare la logica dei soli inceneritori, puntare sul compostaggio, sul riuso, riutilizzo e riciclo dei rifiuti. Qualcuno pensa a Borghezio, dice che, come dire, i napoletani, è colpa dei napoletani se non si riesce a risolvere il problema della spazzatura. Non è così, perché in 3 quartieri di Napoli, dove nel passato si è fatta raccolta differenziata, è andata molto molto bene. E noi dimostreremo appunto che cambieremo completamente la logica di discariche e inceneritori, puntando quindi sulla raccolta differenziata. Quindi non ci sarà bisogno di portare i rifiuti nel nord, quindi... Ormai l'ha detto, Cioè l'ha detto alla 7. L'ho detto alla 7. Occhio, perché c'è la Pivetti che ha registrato tutto, che rimanga tra noi. E facciamo in conclusione, ora dovrà occuparsi di illegalità diffusa, disoccupazione giovanile, montagne di rifiuti. Ma dovrà aspettare proprio il batterio killer per prendersi sto cetriolone? Che non è momento? È vero, un momento... È un momento difficile, però è la rivoluzione che abbiamo fatto a Napoli. A Napoli la maggior parte delle persone, vedo anche i grandi opinionisti, non hanno ancora capito che cosa è accaduto a Napoli. Lei del resto c'è stato nella campagna elettorale, io credo c'è stata una rivoluzione pacifica. Io andavo a vedere, certo. Un grande movimento popolare. Questo non mi spaventa. La sfida, che è sicuramente molto difficile, ma con questo entusiasmo ogni impresa e ogni obiettivo è possibile. Fantastico. Dopo questo si riprende la sua poltrona, che se no gliela rubano. Ringraziamo un fratello d'Italia. Grazie. La connessione sentimentale mi è piaciuta moltissimo. Ha detto una cosa, tu non l'hai capita, ma tutti noi l'abbiamo capita. L'ho capita anch'io. Adesso, perché l'ho fatta notare. Non sei neanche macchiato. Io però una domanda ce l'ho per lei. Una domanda mia, che sicuramente anche del pubblico: come ha fatto a vincere se la campagna gliel'ha fatta lui? Ma non gliel'ho fatta io la campagna. Ah, noi l'abbiamo ospitato, a dimostrazione che Napoli è una città aperta, esatto, multietnica, porta, senza distinzioni di nessun tipo. Cervello senza cervello. Perfetto.